Palazzo Piacentini è stato inaugurato il 30 novembre 1932 ed è oggi sede del Ministero dello Sviluppo Economico. L'edificio è stato progettato dagli architetti Piacentini e Vaccaro, in ogni suo dettaglio secondo una visione moderna, unitaria e con un legame inscindibile con la missione istituzionale, esaltando nella monumentalità architettonica, semplice e austera, legata al riconoscimento delle principali attività economiche dell'epoca. Nel palazzo sono conservate molte opere di artisti del Novecento italiano, la vetrata Carta del Lavoro di Sironi, gli arazzi del Salone d'Onore di Ferrazzi, i dipinti Madonna dell'Aria di Prampolini e Sintesi veneziana di De Pero e numerose sculture bronzee. La stessa applicazione dei concetti di funzionalità e modernità ha trovato larghissimo spazio anche nell'arredamento del palazzo, negli elementi di illuminazione, nelle boiserie originali, di cui è un esempio il parlamentino, ambiente ed emiciclo ancora utilizzato per le riunioni del Dicastero.